Siamo con Giovanni Morini al termine di questa partita tra Lugano e Davos. Giovanni, sembrava che questa fosse la volta buona. Dopo due tempi giocati, diciamo così, bene, sono stati gli ultimi 5 minuti, 10 minuti a penalizzare la vostra partita e il vostro risultato. Sì, hai detto bene, pensiamo che soprattutto i primi due tempi, per quanto comunque anche Davos abbia avuto le sue occasioni, abbiamo messo in campo sicuramente un hockey migliore rispetto a quello delle nostre ultime uscite. Era importante per noi cercare di ottenere i 3 punti per la nostra fiducia, per anche rendere l'esordio speciale per il nuovo allenatore. Purtroppo abbiamo commesso degli errori, abbiamo rovinato quello che di buono abbiamo fatto per i primi 50 minuti. Inizio stagione avevate dei punti fermi che funzionavano, un buon gioco in box play che oggi si è ripresentato e sembrava buono, avete superato le prime 3-4 opportunità che hanno avuto gli avversari giocando un buon hockey, concedendo poco agli avversari. Da cosa dipende secondo te questo calo negli ultimi minuti? Una questione psicologica, una questione fisica, non lo so, tu sei appena rientrato da un infortunio, cosa puoi dire? Semplicemente che siamo in un periodo negativo, quando si è in un periodo negativo si tendono a commettere errori. Ovviamente non è che col cambio dell'allenatore da un giorno all'altro si può sistemare tutto con una bacchetta magica. Gli errori che commettevamo prima purtroppo li abbiamo ancora commessi stasera. Per noi era importante cercare una reazione sul piano dell'aggressività della competizione su ghiaccio rispetto a quello mostrato ieri, e siamo in parte riusciti, però sicuramente siamo crollati negli ultimi 10 e sappiamo che in questo campionato non possiamo smettere di giocare. Faccio un'ultima domanda, cioè all'inizio stagione, durante la presentazione della squadra, praticamente è stato indicato come obiettivo cercare di entrare nelle prime 6 posizioni. Adesso, dopo questo inizio, praticamente siete un po' indietro in classifica. Credi ancora in questo progetto di inizio stagione, nonostante sia cambiato l'allenatore, che sono un allenatore nuovo che viene praticamente dall'ambiente? Credete ancora in questo progetto? Non cambiano i nostri obiettivi, abbiamo fissato quegli obiettivi perché siamo sicuri della qualità della squadra. Purtroppo non siamo riusciti ancora a dimostrare quello che noi crediamo di poter fare, però non cambiano i nostri obiettivi. Grazie.